Questa è una pianta di susino, quindi appartiene ancora alle drupacee e vi ricordo che le drupacee hanno delle gemme specializzate. Quindi c'è la gemma legno, c'è la gemma fiore, non esiste la gemma mista. Il susino, a differenza del pesco, fruttifica su delle formazioni molto corte, che vengono chiamati mazzette di maggio. Mazzette di maggio sono dei ramettini molto corti che portano circa 6-7 gemme a fiore. Centralmente questa formazione porta una gemma legno. Questa gemma legno che cosa fa? Produce un nuovo mazzetto durante la fruttificazione per l'anno successivo. Quindi questa formazione è una formazione in grado di rinnovarsi da sola. E questo può andare avanti per diversi anni. Queste formazioni voi le trovate sempre sui rami di 2 anni, quindi non le troverete mai sul ramo di un anno. Ecco, se osserviamo un ramo di un anno, a partire da questo punto in avanti, questo è un ramo di un anno e come potete vedere non ci sono i mazzetti di maggio, quindi i mazzetti di maggio cominciamo a vederle nel tratto di 2 anni. Eccoli qua, questo è un ramo di 2 anni e troviamo i mazzetti di maggio. Altro ramo fruttifero del susino è il brindillo. Il brindillo è un ramettino più lungo, ramettino di circa 15, 20, 30 massimo centimetri, lungo cui asse, come potete notare, ci sono sia le gemme a legno che le gemme a fiore. In particolare in cima ci può essere sia la gemma a legno che la gemma a fiore. Altro ramo produttivo del susino, ma anche delle altre drupacee tipo albicocco, ciliegio, mandorlo, è il ramo misto. Il ramo misto è un ramo più lungo del brindillo, quindi 50-60 cm, lungo cui asse ci sono sia le gemme a legno che le gemme a fiore. In particolare le gemme sono raggruppate, come potete vedere possono essere raggruppate a tre, come in questo caso, oppure a due, oppure possono essere singole. Generalmente le gemme singole, nella maggior parte dei casi, sono a legno, come in questo caso, vedete, questa gemma piccola, appuntita, è una gemma che darà origine a foglie o a un germoglio. Mentre dove trovate il raggruppamento, ecco, in questo caso ci sono 3 gemme, di cui 2 sono a fiore e quella centrale a legno. Osserviamo ancora qua i mazzetti di maggio e poi l'ultimo tratto di un anno privo di mazzetti di maggio. Quindi i mazzetti di maggio, come vedete, sono più lunghi man mano che il legno è vecchio. Quindi perché appunto il mazzetto si rinnova e quindi ogni anno si allunga di pochi millimetri. Poi troviamo su questa pianta, possiamo trovare i succhioni. I succhioni sono queste formazioni vigorose che generalmente si posizionano in verticale e che ovviamente hanno un'elevata vigoria. Il succhione, come dice la parola stessa, ha un potere succhiare la linfa elevato, quindi sottrae sostanze alla pianta. Questi succhioni devono essere o eliminati oppure indeboliti. L'indebolimento può avvenire attraverso la curvatura del ramo. Quindi se noi curviamo questo ramo e attraverso una legatura lo facciamo stare curvato, ecco che la vigoria
si abbassa e piano piano questo ramo si predispone a frutto. Oppure l'altra ipotesi è quella di eliminarlo. L'eliminazione chiaramente deve essere totale e va rispettato il colletto di corteccia. Il colletto di corteccia è questa specie di ingrossamento che si forma nel punto di inserzione e dove vi dice che fino a qua ci sono i tessuti della branca, da qua in avanti cominciano i tessuti del ramo, per cui il taglio corretto e fare rasentare questo colletto di corteccia, questo punto qua. Poi il susino rispetto al pesco va potato molto più, una potatura molto più leggera. Ecco, se noi osserviamo questa branca, vedete che in alto c'è un brindillo. Abbiamo i mazzetti di maggio nella parte basale. Ecco, se noi vogliamo evitare che la branca vada verso l'alto, possiamo accorciarla vicino a questo brindillo qua e utilizzare i mazzetti di maggio e il brindillo che c'è nella parte bassa. Ecco. Osserviamo quest'altra branca, vedete che ci sono una serie di formazioni, tra cui brindilli, mazzetti di maggio, ramo misto e la branca prosegue. Chiaramente qua noi possiamo fare un ritorno vicino a questo ramo misto. Taglio di ritorno e il ramo lo lasciamo intero. Osserviamo quest'altra branca, vedete che c'è qua un ramo molto vigoroso, che sarebbe il caso di o piegarlo, verso fargli una curvatura, tenerlo curvato, così. Poi qua in cima abbiamo due rami, uno messo in posizione verticale e uno con angolo largo. Direi che è meglio lasciare il ramo con l'angolo largo. Osserviamo quest'altra branca, vedete che ci sono i rami fruttiferi che sono sempre questi mazzetti di maggio. Ecco, i mazzetti di maggio vi ricordo che sono in grado di autorinnovarsi, quindi si rinnovano automaticamente, per cui si intuisce che nel susino la potatura deve essere rispetto al pesco molto ma molto più leggera. Quindi si tratta di rinnovare le branche man mano che tendono ad esaurirsi, riportare un pochino indietro le branche che tendono ad andare verso l'alto. Ecco, come questa, vedete? Questa qua la possiamo abbassare qua. Chiaramente io adesso vedete che mi trovo un po' impacciato perché ovviamente sto riprendendo e contemporaneamente devo tagliare e devo anche parlare, quindi le operazioni non sono fatte. Ecco, anche qua guardate questo ramo, no, a un certo punto c'è questo ramo che sta prendendo il sopravvento perché è verticale, quindi possiamo portarlo indietro. Taglio di ritorno e lasciamo la parte sottostante. Anche lì, vedete questa branca, ci sono gli ultimi rami che per l'acrotonia della pianta tendono ad andare troppo verso l'alto. Quindi se noi vogliamo contenere questa altezza, chiaramente dobbiamo lasciarne uno e lasciamo il più debole e quello con l'angolo più aperto. Ecco, se poi osserviamo quest'altra branca, vedete che c'è un po' di intreccio qua che andiamo un po' a liberare. Ecco, allora, qua troviamo un primo intreccio,
che possiamo liberare vicino a un mezzetto di maggio. Ecco, c'è, qua c'è questo ramo che si colloca in posizione verticale e lo accorciamo. Qua abbiamo due cime, ne lasciamo una. Anche qua guardate questo ramo ricco di mazzetti di maggio, e poi verso l'apice vedete che la vegetazione è molto più sviluppata. Quindi porteremo indietro questo con un taglio di ritorno vicino al ramo laterale. Anche qua vedete ramo verticale, mazzetti di maggio. Direi che possiamo fare così, tiriamo via questo vigoroso qua e qua lasciamo un brindillo debole. Anche qua vedete che c'è un altro ramo che si colloca in verticale, lo tagliamo. Anche l'albicocco, nell'albicocco i rami produttivi sono il mazzetto di maggio, che sono questi piccoli rami con su una serie di fiori, e di cui all'apice c'è una gemma legno che rinnoverà il mazzetto di maggio per l'anno prossimo. Ecco. Poi qua altro ramo fruttifero dell'albicocco è il brindillo, vedete? Brindillo è un ramo piccolo, 20-30 cm, di cui il lungo l'asse porta sia gemme a legno che gemme a fiore. Osserviamo un ramo misto, vedete, il ramo misto è molto più, è un ramo diciamo dalla lunghezza che va dai 50-60 cm, ecco, è lungo l'asse. Vedete che ci sono sia le gemme a legno che le gemme a fiore. Generalmente anche nell'albicocco vedete che le gemme possono essere raggruppate, sono raggruppate a 3 o a 4 o a 2. Ecco, questa è una tripletta, le gemme si stanno già schiudendo, stanno dando origine ai fiori. Anche per l'albicocco direi che la potatura deve essere abbastanza leggera, anche perché l'albicocco è un albero che cresce in maniera molto molto disordinata, per cui più che altro dobbiamo stare attenti a evitare che i rami si intrecciano, che i rami si incrocino, eliminare i succhioni, riportare indietro un pochino le branche che tendono a sfuggire in altezza, e quindi la produzione può avvenire sia sui mazzetti di maggio sia sui brindilli che sui rami misti. Pertanto, per il fatto che sia nel susino sia nell'albicocco i mazzetti di maggio si rinnovano automaticamente, la potatura quindi è molto più leggera rispetto al pesco, dove, se vi ricordate, avevamo detto che si asporta quasi il 70% dei rami misti presenti. Per cui produzione fruttifera dell'albicocco sono il ramo misto, che è questo. Poi abbiamo il brindillo, ramettino piccolo. E poi, come ho già detto, abbiamo i mazzetti di maggio che abbiamo appena visto. Pertanto nell'albicocco la potatura consiste nel controllare che i rami siano disposti in maniera adeguata, evitare intrecci, ridurre le altezze con i tagli di ritorno, e quindi limitiamoci a fare solo queste operazioni. Anche nel ciliegio le produzioni fruttifere sono simili alle altre drupacee. In particolare il ciliegio fruttifica sui mazzetti di maggio. Ecco, questi sono dei mazzetti di maggio di ciliegio su cui avviene la produzione. Anche queste, vedete, sono in grado di rinnovarsi automaticamente.
I mazzetti di maggio li troverete sempre sui rami di 2 anni, quindi nascono al secondo anno dei rami. Infatti, se voi notate, questo ramo c'è la base 2 anni dove c'è il mazzetto di maggio, ma se poi proseguiamo sul legno giovane noterete che mazzetti di maggio non ce ne sono. Anche nel ciliegio la potatura è molto leggera, perché il ciliegio non sopporta la potatura e non sopporta soprattutto i tagli molto energici. I tagli possono provocare la produzione di gommosi, poi su questa gommosi generalmente si sviluppano anche, si possono sviluppare malattie fungine.